Pensate che lui ha fatto la telecronaca per me qualcosa, avevo 23 anni, 38, 37, ho fatto il titolo italiano di Full Contact e lui ha fatto la... Ah, basta così, state zitto, non mi fa ricordare il passato, perché devo pensare che cosa devo fare del mio futuro. Vincenzo Savarese, un caro amico, un amico di tutti Ischia, prima c'era la televisione, radio, lui è stato veramente uno che ha dato tantissimo. Grazie Pasquale, ovviamente avrete modo di sentirlo, vederlo nei prossimi, anche stasera, comunque domani, fino a quando terminerà questa mostra. Ebbene, io sono uno prestato alla cultura, non sono attore, non sono poeta, non sono cantante, sono musicista. Fino a un giorno che facevo un programma sportivo, sono giornalista soprattutto sportivo. Ischia fino all'anno scorso, ora devo studiarmi anche in questo per ragioni personali di salute, e con Bruno Mancini dedicavo 10 minuti per la verità in questo programma sportivo, 10 minuti alla fine alla cultura, che era troppo bisastrata, come sapete tutti quanti. E quindi ebbi modo di, non di conoscerlo perché già lo conoscevo, tra l'altro la figlia stava con me, lavora ancora a Teleischia, e così ogni lunedì facevo il programma, 10 minuti li dedicavo a questi personaggi creati dall'associazione voluta da Bruno Mancini, che io chiamo, ma non sono io, tribù, perché è veramente una tribù a livello mondiale, perché poi magari siamo anche più ristretti, così vedete, ma tramite la tecnologia moderna arriva in tutto il mondo. E c'è un seguito enorme, tanto per 18.000 amici in Facebook, mi piace in Facebook, insomma praticamente sta avendo un grosso successo. E in effetti è veramente un vulcano. Bruno Mancini, non dico nonostante l'età perché è un giovanotto, però veramente un vulcano che sta mai fermo e cura tutto quello che è l'arte. L'arte che va dalla poesia, dalla canzone, avremo stasera la bella voce della signora Occhio, e abbiamo avuto altri artisti, abbiamo avuto fotografi, l'abbiamo avuto Luisa D'Onofrio, che credo la conoscerete domani o dopodomani, non so, in questa settimana, Katia, che è una grande fotografa soprattutto subacquea, amante degli animali, pittori, soprattutto la poesia ovviamente, ma non solo, ripeto, tutto quello che è arte. In effetti a me mi piace questo, l'incontro voluto al circolo del dragone, che io, come ha detto lui, questo ritorno un po' a quello che diceva lui, ma l'ha sottratto, volevo iniziare proprio con questo, che io Pasquale lo conosco da anni, e sono stato lui quale, il primo che ha fatto la telecronaca e vinse il campionato mondiale europeo, Italiano. è italiano, proprio qui in Piazza San Rocco, e io feci la telecronaca di questo evento che all'epoca insomma era un evento veramente eccezionale, quindi lo conosco da tempo. Lui prima faceva contact, arti di combattimento, poi si è dato un po' a tutto. E stavo dicendo, quindi insieme anche all'altro circolo, il Germoglio, che pure conoscete nei prossimi giorni, di Gianni Rosi, è la Dila da Ischia l'Arte, hanno voluto fortemente questo evento a Milano, che hanno avuto un grande, grande successo. E questo è il primo appuntamento dopo Milano. Quindi che gli stanno raccontando come ha fatto Dragone, credo Pasquale, credo lo faranno anche nei prossimi giorni. L'esperienza è meravigliosa, a parte lo potete vedere tramite i video fatti da Bruno Mancini su Facebook o sul sito MG Ischia, se non sbaglio, vero? Quindi tutto quello che è successo a Milano con il coinvolgimento dell'amministrazione. C'è stato anche un altro evento importante da qualche anno, cioè il gemellaggio con Terranova, un comune siciliano, e quindi insomma veramente ci stanno tante di quelle idee, tante di quelle cose, e mi piace soffermarmi su due frasi importanti, non dette dal sottoscritto ovviamente,
riguarda l'arte. La prima di Umberto Eco: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. E quando c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Questo è Umberto Eco. Poi, addirittura un po' prima, Tullio Cicerone, iscrizione sopra la porta della biblioteca di Tibe, che dice: una casa senza libri è come una stanza senza finestre. E questo vuol dire molto. Da qui ovviamente è partita l'idea di Bruno Mancini, questo insieme a Panizza, Roberta Panizza, che è l'altra grande ideatrice dell'associazione, con tanti eventi hanno creato antologie, due antologie, le vedete anche qua sopra, la seconda è questa qua appunto, che da Ischia all'arte, e dove ci sono dei poeti dilettantistici, professionistici, insomma di tutti i tipi. E poi è arrivato questo 4 anni fa il premio 8 milioni, che è, diciamo, l'evento principale di questa settimana, dove si è fatta una votazione democratica di tutti quanti e ci sono dei vincitori che adesso andremo a dare. Questo era il mio compito e poi sentiremo alla fine invece come diciamo passatempo canoro la brava Palocchio insieme alla Santina che leggerà e che si sono incontrati da poco, se non sbaglio, nelle biblioteche Sacro e Profano, se non sbaglio avete unito nelle chiese, nelle cose, eccetera. Quindi abbiamo anche una delle vincitrici al secondo posto, la signorina che adesso vi dirò, non vi voglio leggere i primi nomi, se no. E quindi iniziamo in questo modo la scaletta, cioè dando innanzitutto i vincitori, non tutti quanti i partecipanti, ovviamente perché erano migliaia di persone, centinaia hanno praticamente avuto voti, però i primi 6 posti. C'è anche un premio voluto dal settimanale locale, il Dispari, doveva essere qui da noi il collega Gaetano Di Meglio, che doveva poi premiare. Comunque noi li nominiamo, chi c'è, lo daremo pure se ci sono. Allora partiamo appunto dal Dispari. Celestina Carofiglio con Foglia arsa dal sole. Poi Marta, sono tutti premi speciali ovviamente, Marta Zemagune per la poesia In qualche luogo tra. Poi la nostra Liga La Pisca, che per credo 2 o 3 anni ha vinto sempre, che è polacca se non sbaglio. Lettone. Lettone, della Lettone. Lettone, che poi c'è una bella storia, insomma, noi l'abbiamo anche intervistata. Per la poesia di Tacerò, ovviamente poteva vincere tutti gli anni. Poi Calogero Pettineo, per la poesia Nel momento bui o te. Emanuele Di Stefano con la poesia Il bozzolo. E questi sono i premi, credo che non ci sia nessuno, dopo li daremo personalmente. Poi andiamo ai premi del 8 milioni. A questo punto volevo leggere, meglio iniziare dall'ultimo. Versano 2 premio unico a pari merito al 6º. Di cui una che conosciamo molto bene, no? No, non so tutti. Il quinto. Allora, gira tutti i fogli, così fai. No, e stanno pure quelli là, mi pare. No, non ci sono quelli là. No, sì, stanno proprio, li gira al contrario e stanno. Ecco, no, posso che credo che stanno anche quelli là, l'editore. No, no, no. Allora, 6º posto a pari merito, Antonella Ronzulli, che ha collaborato anche con l'antologia, per la poesia Angoli di cuore. Se c'è anche qualcuno che pubblicherà la cosa su, ben venga.
A pari metro Rosanna affronte la poesia l'amore oltre ogni confine. Ovviamente questo essendo di tutto noi, in tutto il mondo, insomma, se hanno potuto partecipare, è chiaro che era un po' difficile venire, anche perché si sapeva che oggi era un po' cattivo tempo, però non era di questo parere il secondo classificato, che ha dovuto imbarcarsi da Pozzuoli in brutto viaggio. Il quinto premio è Elisa Ruttenberg per la poesia Sonno tranquillo. Poi quarto premio Antonio Mencarini, che è un altro che fa parte della tribù, quindi un nostro amico, socio, che per la poesia Il tuo ricordo, e che ha partecipato anche a Milano insieme a Pasquale, si sono fatti riconoscere pure a Milano. Eccolo qua, Mencarini, qua. Terzo premio, siamo sul podio, Franco Maccioni per la poesia Una speranza di pace. Qua c'è un applauso un po' più forte perché è presente. Per il secondo premio, Camera. Silvana Lazzarino per la poesia Una speranza di pace. Grazie, 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 veramente a Bronacini, a Gina e a tutti voi, grazie. La poesia, la leggo su. Leggere, leggere. Ah no, questo domani si vende, quindi. Allora, codice. Niente, vuole dire qualcosa? No, sì, volevo, vai. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare Bruno Mancini, presidente dell'associazione del Schia L'Arte. Tutti voi mi avete dato l'opportunità di esprimere, ecco, un'emozione su questo tema: pace, unione, amicizia. Grazie a tutti e sono felice di essere qui a Ischia dopo 30 anni. Grazie. Che codice è? Il mio 04. Ah, eccola. Ricordiamo anche che il padre era un grande tennista. Ancora, cioè adesso non gioca più. Però diciamo, è stato un tempo, ora insomma come Pietrangeli. Sì. Perché ha giocato anche con Pietrangeli. Sì, copia anche con Pietrangeli, poi anche sono stati avversari, sì. I tempi dove i maschi andavano bene, oggi vanno un po' tranne Fognini, insomma, praticamente, vabbè, comunque. Invece le donne vanno molto bene, molto meglio. Sì, più fortuna il tennis. Allora, la vogliamo far leggere a lei o vuole leggere? No, mi fa piacere. Sì, molto volentieri. No, grazie. Abbiamo letto la prima. Cosa? Aspetta, devi guardare le gambe. Ok. Leggila. Allora, Silvana Lazzarino, inaspettatamente l'amore. Avvolto dalla mano della guerra serva del potere, spinto dalla sete di vendetta e giustizia, questo pianeta ferito geme e sanguina, separando mani, volti, sguardi, sempre più indifferenti gli uni e gli altri. Quando si è sul punto di non farcela, quando l'orizzonte si oscura e il cielo sembra frantumarsi come cristallo, precipitando a terra in mille schegge di follia, d'improvviso l'arcobaleno a segnare una via per risalire, e l'arcobaleno dell'amore, che inaspettato in qualsiasi stagione della vita arricchisce e trasforma cuori, animi, pensieri, unendo le diversità, accorciando le distanze tra popoli e nazioni, per accogliere l'altro che ci viene incontro dal fondo di una strada sconosciuta da percorrere insieme. È bellissima. Non l'avevo ancora letta. Grazie. Grazie. Una volta sono tornato e messo qui al lavoro. Grazie. Bella, se la leggo un'altra volta sicuro gli darò una dichiarazione ancora migliore. Vorrei aggiungere una cosa. Complimenti per questa serata, perché avete unito accanto alla poesia anche l'arte. Io sono appassionata d'arte e quindi
Complimenti a tutti gli artisti qui presenti, perché ho avuto modo, venendo un po' prima, di ammirare le loro opere su questo tema: fuoco, acqua, aria, terra. E direi complimenti veramente. Grazie. Sì, sono i cinque elementi, non quattro nostri occidentali. Gli elementi sono cinque, non quattro: legno, metallo, terra, fuoco, acqua. Perché nell'acqua c'è l'ossigeno. Ah, prima avevo dimenticato appunto uno che non c'è più, ma proprio non c'è più, sta sopra, Michele Amalfitano, il primo a sinistra che ha questi tre quadri. Lui era un messo del comune, un bravo, anche ha scritto tantissime poesie, questi quadri lì bellissimi, veramente belli. Beh, se dimmi tu, va bene, lo dico così. Il primo premio è vinto da Angela Maria Tiberi per la poesia artista. A questo proposito vorrei leggere un suo scritto che ha voluto mandare. Si scusa di non essere presente stasera, però ha voluto esprimere la soddisfazione. Un ricordo dedicato all'isola d'Ischia. Sei lontana dal mio paese, ma il mio sguardo è rivolto ai ricordi di una visita frettolosa ma vitale. Presi il treno con una mia amica, non dormì per l'emozione. Questo lo dico tutto su Ischia. Sono trascorsi 16 anni da allora. Era un po' pericoloso per il viaggio primaverile. Figurati se venivo oggi. Arrivò traboccante per il mare agitato, anche all'epoca aveva immaginato. Ora ricordo le belle passeggiate a Serrara, a Sant'Angelo da Ischia, Ponte a Casamicciolo, il faro Imperatore a Forio. Quanti vicoli saraceni e le voci degli isolani sono sulla mia pelle. La testa mi rimbomba con le loro urla di paura a causa dei turchi. Mamma, corri, ci sono i turchi del capitano Barbarossa. Deve sapere che Forio Ischia in particolar modo stata dominata dai turchi che hanno invaso la nostra isola. Mi rivedo se chiudo gli occhi e penso al tempo trascorso, come se lo vivessi ora. Salgo la statina ed entro al castello aragonese, rivedo le celle dell'orrore e sento le donne maciullate con attrezzi di tortura. La mia amica mi richiama la realtà del presente e sento il vento dello scirocco caldo che si incontra con il libeccio, dolcemente li sento accarezzare il mio viso e mi dicono: c'è tanta bellezza da ammirare in questa meravigliosa isola. Ammiro la bellezza dei vicoli saraceni e camminando arrivo al bar internazionale di Maria Senese a Forio, dove un'insegna mi fa palpitare il cuore nel leggere il nome degli artisti famosi. Mi mette a conoscenza che negli anni 50 e 60 il bar era frequentato anche da Libero De Libero, mio amico poeta conterraneo di Fondi, che ho conosciuto con il premio nazionale Libero De Libero. Io vi partecipo con onore da ben 7 anni. Ormai i versi di questo amato poeta vivono in me con i loro ricordi. Libero amava l'isola di Ischia e frequentava i salotti culturali sia di Roma, sia di Frosinone, sia di Ischia. Amo anche lo scrittore Truman Capote, che è stato a Forio di Ischia insieme a Hegel e altri, che ebbe compassione di una vedova e degli orfani, che scriveva queste parole che mi stringono il cuore in quanto bisogna amare anche i vivi. Donna Rachela, vedova di Benito Mussolini, trascorre l'esilio volontario, immagino come le isolane si veste di nero. Il suo viso non ha quasi espressione, ma una volta l'ho vista sorridere. In questo locale c'è stato pure Pierpaolo Pasolini, che scriveva sull'Italia contadina che si batteva per abbattere il padrone senza diventare il padrone, cioè una la struttura che si chiama la Colombaia, che la vedono quotidianamente a Forio. Lo dico per chi non lo sa, insomma, credo la maggior parte lo sa. E raccontava nei suoi scritti che si sentiva nell'isola sempre in pace di avventura. Amo Pierpaolo Pasolini sia per averlo conosciuto da bambina nella borgata romana Stazione Prenestina, sia perché lui mi riprese nel suo film sui ragazzi di borgata, con la gonna della piega su e giù e due bottiglie d'acqua della fontana che scorreva notte e giorno, in quanto l'acqua non esisteva in casa, erano anni 60 senza testa. E sia anche perché lui amava i contadini, i miei nonni, i miei genitori,
erano contadini ed hanno sofferto le angherie dei prepotenti terrieri degli anni 30, 40 e 50. Sono orgoglioso di essere nato con i saldi valori morali e con mani gloriosi. Anche i miei soci erano contadini, avevano vari appezzamenti del terreno a Lione, Avellino, ma decisero di trasferirsi a Latina nel 50 e lavorare nell'agro pontino, sia a Lione, dove c'erano i loro genitori. Nonostante il canto, il ceto umile, sono stati ricchi i valori indelebili, tanto da farli ereditare i loro posti, e decantarli con orgoglio da me che mi diletto a narrare la storia del secolo scorso. Quanti ricordi, Ischia Monavur, mi farà vivere con la tua bellezza eterna che stringe il cuore tanto lontano da quella che prepotenti che pensano a fare soldi e dimenticano la povera gente che vive di miseria e paga imposte, tasse e contributi infiniti. Loro prepotenti non si saziano mai, come la storia ci insegna, ma l'amore e il bene dei giusti restano eterni. Angela Maria di Belli. È molto bella la fotografia, però riferendosi a cose che esistono sull'isola di Ischia. Noi abbiamo chiuso con le premiazioni, sarebbe arrivato il momento della nostra cantante, della nostra vittrice, vincitrice. Io volevo leggere brevemente, senza tediarvi ancora. Allora, due miro curriculum. Meravigliosamente retro, due miro mirando la Roma. Paolo Occhi, soprana, e Santina Amici, pianoforte. Il duo si è formato recentemente, anche se entrambe le musiciste vantino diversi anni di attività concertistica in Italia e all'estero. Il loro repertorio spazia dalla musica sacra alla musica profana, con brani che comprendono dal periodo barocco a quello contemporaneo. Paolo Aocchi è stata solista nel coro Velka, diretto da Anna Reiss, cantando brani di autori inglesi quali Holst e Purcell. Paolo Occhi ha iniziato lo studio del canto presso la Corale di San Francesco di Mirandola. Tra le innumerevoli attività artistiche si è esibita anche presso il Museo Bargellino a Bologna e ha fondato diversi gruppi musicali, tra cui Gamma Chorus, coro di camera, ed è iscritta alla Scuola Internazionale del Canto ad Ozzano, Emilia. Santina Amici ha tenuto concerti in importanti associazioni musicali quali Associazione Cattolica, Artistica, Operaia, Bratum, CIAC, Associazione degli Umbri, Associazione Italia Cina e Associazione Italia Germania. Si è fatto mancare nulla. Nell'agosto 99 in gala essa nella città di Port Talbot, Cunfan, Castello di Pargam, ha tenuto una tournée teatrale Chanson de Bilité con musiche di Debussy, diretta da Aletta, ottenendo consensi di critica sui più importanti giornali, quale Tribune, Corriere e Guardia. È stato organista della versione liturgica nella Santa Messa degli Artisti presso la Basilica di San Silvestro in Capite Roma. Il duo Miro svolge anche attività musicale di volontariato esibendosi in ospedale, case di riposo a favore dei terremotati dell'Emilia Romagna e del Nepal. Recentemente si sono esibiti in concerti con lo scopo di raccogliere fondi per le popolazioni colpite da eventi calamitosi. Il duo Miro ha partecipato a varie manifestazioni, tra le quali concerti presso la Basilica di San Silvestro in Capite, nella Messa degli Artisti, Santa Maria in Trivio e entrambi in Roma. Nel settembre 2015 hanno tenuto un concerto a Scala Salerno. Nell'estate 2015 hanno iniziato una tournée in cui si esibiranno diverse regioni d'Italia, quali Lazio, Campania, Emilia Romagna, Umbria e di pure Ischia Barano. Io credo che con un curriculum così possiamo altri che ascoltarla e saremo sicuramente allietati dalla loro voce e dalla loro felicità. Importante, prima di andare via una serata o una, filmiamo tutti il...
Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna. Che siate maledetti! Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a sei colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.